Cavaliere, si trova a Palazzo Giureconsulti a Milano per parlare di Instant Messaging. Siamo con Luca Colombo di Microsoft, benvenuto. Grazie. Allora, parliamo un po', l'Instant Messaging sta crescendo in Italia? Beh sì, sicuramente sta crescendo, vediamo dati certamente positivi, non solo quelli interni ma anche di terze parti, come abbiamo avuto modo di vedere oggi nella ricerca, aumenta il numero di utenti che utilizzano strumenti di Instant Messaging, in particolare poi anche Windows Live Messenger, e soprattutto aumenta anche il tempo speso nell'utilizzo di questi strumenti. Torniamo a parlare sempre dell'Italia, diciamo continuamente che non tanti italiani vanno su internet, meno del 50% se non ancora meno utilizzano il web. Per quanto riguarda questo paese siamo indietro di un paio d'anni rispetto agli altri, però mi sembra che ci sia ottimismo, giusto? Beh, come abbiamo visto oggi nella presentazione, era evidente come i tassi di crescita dell'Italia confrontati a quelli delle altre nazioni evidenziassero proprio un gap di un anno e mezzo, due anni rispetto anche nazioni come la Francia e UK. La cosa interessante però è che oggi i tassi di crescita, parliamo di Instant Messaging ancora una volta, sono tra i più alti in Europa, quindi rimasti indietro, ma come al solito poi recuperiamo, facciamo sempre un po' i compiti in ritardo, ma arriviamo sempre. Passiamo a parlare di Windows Live Messenger, ci hai presentato qui una grossa novità, una sorta di aggregatore, avremo la possibilità di tenendo aperto il nostro Messenger di controllare Facebook, Flickr, Twitter, insomma avere costantemente una sorta di feed, aggiornamenti lì, esatto? Esatto, c'è un modulo che non è soltanto all'interno di Messenger ma è un po' in tutti i prodotti di Windows Live che si chiama modulo novità, quindi questo modulo ti permette di vedere quali sono le novità del giorno con tutti i tuoi contatti di Messenger, di Hotmail, ma di tutti quanti i social networking a cui sei iscritto o sono iscritti i tuoi amici, per cui oltre 50 sono gli accordi che abbiamo fatto in tutto il mondo con operatori come Facebook, LinkedIn, Pandora, Twitter, Flickr, per far sì che gli utenti appunto controllino direttamente dallo strumento che utilizzano maggiormente, che può essere anche la posta elettronica, se è chiaro, quindi Hotmail, controllino quello che è lo stato dei propri contatti e poi, interessati ad approfondire, cliccando vadano a vedere quello che è successo direttamente in Facebook, piuttosto che Flickr, piuttosto che tutti gli altri che sono nostri partner. Ultima domanda legata un po' più alle aziende, magari al lavoro, al business. Messenger inizialmente non si poteva utilizzare in diverse aziende, in diversi uffici, adesso piano piano tutti lo stanno utilizzando anche perché aiuta nel lavoro e forse ottimizza un po' i tempi. Ve ne rendete conto anche voi all'interno dell'azienda? Beh, ce ne siamo già resi conto perché comunque noi utilizziamo Messenger da diverso tempo lo facciamo non soltanto all'interno dell'azienda ma con clienti, con fornitori, quindi è uno strumento che come diciamo sempre si posiziona veramente al centro tra telefono e posta elettronica, dall'immediatezza della telefonata, ma altrettanto la possibilità di fermarsi un attimo nel momento in cui c'è qualche altra attività in quel momento. Nelle aziende sta sicuramente aumentando, l'abbiamo visto nella ricerca, soltanto negli ultimi 6 mesi la differenza tra la prima ricerca e la seconda è di 9 punti percentuali. L'informazione che dice quanto è utilizzato all'interno dell'ambito lavorativo Messenger, quindi siamo positivi, va fatta sicuramente educazione, un aspetto culturale quello italiano che frena questa adozione, però certamente ancora una volta vediamo positivamente quello che succederà nei prossimi mesi. Per chiudere, in crescita l'aspetto mobile, cioè utilizzare Messenger sul telefonino. Sì, diciamo che in questo ambito Messenger è già, come abbiamo visto oggi, la seconda applicazione o il secondo servizio più utilizzato su dispositivi cellulari in Italia. Per far crescere tutti questi servizi innanzitutto deve esserci una più ampia adozione dei servizi mobile, servizi online da mobile, quindi man mano che crescerà con la popolazione tutto quello che già oggi avviene via PC migrerà poi su cellulare. Le proporzioni saranno le stesse, probabilmente sì, probabilmente no, dipenderà un po' dal momento, però certamente in questo momento il fattore abilitante sono le tariffe device, senza quelli nessun servizio dalla posta elettronica al search può decollare, quindi quello è sicuramente il primo elemento per fare in modo che cresca tutto il mercato. Perfetto, allora buon Instant Messaging a tutti. Grazie a voi.